1,5 milioni di euro per le primissime emergenze per i danni subiti dai comuni in seguito alla mareggiata dei giorni scorsi. Presentato il progetto della Casa di Comunità di Luni, i lavori dureranno 1,5 anni. Salviamo la sanità pubblica, iniziativa del Partito Democratico in vista della manifestazione nazionale di sabato prossimo. Venerdì in cattedrale alla Spezia la veglia dei giovani nell'ambito della giornata mondiale della gioventù. Appuntamento infrasettimanale dello Spezia domani a Lecco per il recupero di un turno di campionato. Buonasera e ben ritrovati al TLS Giornale. Entro domani verrà dichiarato attraverso un decreto a firma del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti lo stato di emergenza con un iniziale stanziamento di circa 1,5 milioni di euro per primissime emergenze e somme e urgenze dei comuni per danni al patrimonio pubblico. Questo consentirà ai comuni di avviare formalmente le procedure per i danni ai privati cittadini, mentre le Camere di Commercio si attiveranno con i loro moduli per registrare i danni alle attività produttive. Entro venerdì, o al massimo i primi giorni della settimana prossima, la Regione procederà con una prima analisi speditiva dei danni al patrimonio pubblico che per richiedere al Ministero, con una relazione del Dipartimento di Protezione Civile regionale, il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha chiesto all'Assemblea in apertura dei lavori odierni di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tempesta Ciaran che ha portato distruzione e morte in un'area geografica vasta 800 ettari interessando soprattutto le province di Prato, Pisa e Firenze. La mia solidarietà è di tutto il Consiglio regionale, ha concluso, va alle famiglie colpite dall'alluvione, oltre alla sincera vicinanza istituzionale ai colleghi consiglieri della Toscana, in particolare al Presidente Eugenio Giani e al mio omologo Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. E al termine del minuto di silenzio ha preso la parola il capogruppo Ferruccio Sansa della lista Sansa, definendolo un ricordo insincero e ipocrita, visto che in Liguria c'è chi vuole mettere i piloni di cemento nel torrente Bisagno e rendere edificabili le zone ad alto rischio alluvione. Chiedo scusa a nome dell'Assemblea per la strumentalizzazione del minuto del silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana. È intervenuto il Presidente dell'Assemblea, Gianmarco Medusei. Nella sala consiliare del Comune di Luni è stato presentato questa mattina il progetto della Casa di Comunità di Luni che verrà realizzato in Via della Madonnina. Soddisfazione da parte di ASL 5 per una struttura che offrirà molteplici e utili servizi ai cittadini. La durata degli interventi per l'esecuzione dell'opera sarà di 540 giorni di cantiere. Il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Le case di comunità, anche grazie al PNRR, faranno sempre di più parte del nuovo modello organizzativo sanitario. Nel comune di Luni, proprio qui in via Madonnina 101, presto cominceranno i lavori per costruirne una nuova. Questo progetto della casa di comunità di Luni rientra nei progetti nazionali e regionali delle case di comunità del PNRR. È un investimento importante di 1.470.000 euro proprio per rispondere alle esigenze di un territorio che è al confine con la regione toscana e che è nel distretto 19. La casa di comunità dovrebbe essere il punto di riferimento di questa area del distretto 19, in particolare comuni di Luni, Castelnuovo e Amelia, ma non solo, naturalmente potranno venire tutti i cittadini che lo riterranno opportuno, sono presenti naturalmente ambulatori infermieristici, ambulatori medici, saranno all'interno per curare insieme agli specialisti le patologie croniche, i medici di medicina generale del territorio e poi c'è un notevole ampliamento della volumetria della struttura, praticamente raddoppia, saranno due piani, sarà completamente nuova perché verrà demolito il vecchio manufatto e
al piano di sopra ci sarà anche una sala polifunzionale, per esempio per essere utilizzata per fare l'attività fisica adattata, quindi una palestra, una sala riunioni, una sala per le associazioni e ci sarà anche naturalmente a piano terra una sala prelievi e la possibilità, se riusciremo a fare accordi con, anche questo con le associazioni, per la donazione del sangue. Poi naturalmente è la comunità che ci aiuterà a capire quali sono le esigenze, quali sono i servizi più necessari. Rafforzare la sanità territoriale è la grande lezione che la pandemia ci ha lasciato. Serve sempre di più puntare ad un'assistenza che sia prossima al cittadino, in modo tale che le persone possano avere facile accesso alle prestazioni sanitarie. Sembra che la delocalizzazione e la creazione di strutture periferiche che evitino l'assalto agli ospedali sia stata nelle regioni più virtuose la ricetta vincente. Noi crediamo e speriamo, almeno dal punto di vista della struttura, di avere posto oggi una importante pietra miliare per la realizzazione di un centro che andrà a beneficio delle comunità di Luni, di Castelnuovo e di Amelia e che si dovrebbe, potrebbe proporre anche l'ambizioso obiettivo di limitare e rallentare la migrazione sanitaria verso la vicina Toscana. Per cui una grande soddisfazione, poi ci aspettiamo che una volta realizzato il manufatto vengano dati anche i servizi. Però mi pare che già il creare una struttura costituisca il presupposto indispensabile per poi chiedere che vengano erogati i servizi. Quindi un traguardo molto importante, una grande soddisfazione. Oggi pomeriggio iniziativa pubblica Salviamo la Sanità Pubblica, organizzata dal Partito Democratico della Spezia in vista della manifestazione nazionale indetta dalla segretaria Elly Schlein per sabato 11 novembre in Piazza del Popolo a Roma. Presente la responsabile diritto alla salute della segreteria nazionale Marina Sereni. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella. Un incontro del PD sulla sanità pubblica, è importante continuare a parlare di sanità pubblica? È importante perché siamo convinti che questo debba essere e sia un diritto universale, il diritto universale alle cure, siamo convinti che in questo territorio questo diritto non sia più esigibile. Il disegno di privatizzazione della sanità è ormai dilagante, siamo contro la sanità privata, siamo per un servizio sanitario pubblico, lo facciamo oggi, ne parliamo oggi con tanti ospiti, tra cui Marina Sereni, la responsabile nazionale del diritto alla cura. Alla destra diciamo, invece che investire risorse faraoniche per far galleggiare un pestello sul Tamigi, metta due soldi in più per assumere qualche medico in più, qualche infermiere in più e poter dare un servizio e garantire un diritto degni di questo nome. Da un osservatorio regionale, come vedete i problemi della sanità pubblica in Liguria? La situazione è estremamente preoccupante e peraltro con l'ultima legge di bilancio il governo si conferma ancora più miope, creando un meccanismo tale che purtroppo costringerà ancora un'ulteriore fuga dei nostri ospedali, già purtroppo malandati, malmessi e soprattutto questo governo sta anche rischiando di perdere quella grande occasione che poteva essere rappresentata dal PNRR sulle case di comunità, sugli ospedali di comunità che rischiano in questo momento di poter partire ma essere totalmente privi del personale necessario, quindi con gravissime carenze di personale che non viene assolutamente incentivato a restare nella sanità pubblica e a contraccolpo il taglio di queste liste d'attesa che ci vedono veramente fanalino di coda sia in Italia che dell'Europa, dove le risorse vengono ancora una volta messe sulla sanità privata. E parlando di sanità, soprattutto alla Spezia, non si può che parlare dell'ospedale del Felettino. Assolutamente sì, una vera emergenza. Ancora adesso non si capisce bene quale possa essere lo scenario futuro, quali saranno i tempi per la sua realizzazione, ma soprattutto la cosa che fa veramente, che grida vendetta, una cosa vergognosa, è il sistema di finanziamento dell'ospedale stesso. La Regione Liguria riuscirà a fare un miracolo, spendere delle risorse per realizzare una curva, ma non mettere nemmeno un soldo per l'ospedale Felettino. È notizia di queste settimane che infatti l'ospedale Felettino non vedrà assolutamente nessun tipo di finanziamento da parte della regione. Una vergogna. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il riparto di 166 milioni di euro per ristrutturare le carceri italiane
dimenticandosi delle carceri liguri. Neanche un centesimo per la Liguria. Lo scrive in una nota il segretario regionale della UILPA, Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani. In Liguria esistono 6 carceri, dalla Casa Circondariale di Genova Marassi, una struttura del 1800, ristrutturata nel 1990 con 700 detenuti, su una capienza massima di 530, alla Circondariale della Spezia, che ha 2 piani inagibili e una struttura che fa acqua da tutte le parti. Pagani ha rivolto un appello al governatore Toti, auspicando che vi siano ancora spazi per interventi conseguenziali e strutturali per le carceri liguri e di non regalare ancora una volta la polizia penitenziaria al ruolo di Cenerentola delle forze dell'ordine. Promuovere la conoscenza fra imprese, rispondere alle esigenze dei grandi committenti di ampliare e qualificare la propria catena di fornitura, facilitare l'ingresso delle piccole e medie imprese in nuovi mercati. Sono questi i principali obiettivi dell'evento B2B Mare La Spezia, che si terrà il prossimo 23 novembre al Terminal Crociere della Spezia, promosso e organizzato da Confindustria La Spezia, CNA La Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Vediamo il servizio. Più di 150 e provenienti da tutta Italia sono le imprese partecipanti il 23 novembre al Terminal Crociere a B2B Mare La Spezia, una giornata di incontri d'affari tra aziende dell'economia del mare, dalle grandi a livello mondiale alle piccole. In plancia Confindustria, CNA, Camera di Commercio. Il prodotto Made in Italy, che qua si materializza con i grandi cantieri navali che abbiamo, ha bisogno di un numero importante di piccole imprese che sviluppano tecnologie, sviluppano innovazione, start-up e portano veramente un valore aggiunto a quello che è questo prodotto. Noi con questa iniziativa vogliamo metterli in sempre in più stretto contatto e relazione. Oggi abbiamo già 150 aziende iscritte, è la riprova che l'idea che abbiamo avuto e che abbiamo realizzato anche grazie alla Camera di Commercio l'anno scorso con Confindustria e CNA è un'idea sicuramente positiva per il territorio. È un momento dove le imprese della filiera possono dialogare con le aziende del comparto della nautica, non solo, ma anche della logistica, perché oltre tutti i cantieri della nautica abbiamo anche l'SCT, Taros, abbiamo anche agenti marittimi e spedizionieri. Quanto sono importanti iniziative di questo tipo per chi fa impresa e quindi deve crescere in competitività e farsi conoscere sempre di più? Sono importanti sia per il territorio spezzino, per importare imprese che possano avere interessi a collaborare con questa economia del mare che è sia nautica che portualità, ricordiamolo sempre, ma anche per le imprese del territorio che possono avere l'occasione per capire se possono diversificare. Precisiamo che è gratuita e c'è davvero un confronto diretto in una giornata di l'anno scorso 300 imprese. Forte di questa risposta, B2B Mare punta ad una dimensione europea. Deve avere una connotazione europea. Abbiamo attivato delle interlocuzioni con la DG Mare a Bruxelles tramite la sede e gli uffici di Union Camere, appunto Belgio-Bruxelles, e contiamo di poter avviare delle iniziative di consolidamento che facciano sì che la parte industriale dell'economia del mare, cantieristica e nautica, e il rapporto tra le imprese abbia un baricentro su Spezia. Baricentro che poggia su numeri importanti, 12.200 alla Spezia gli occupati nell'economia del mare, di cui 4.000 nella cantieristica, 2.700 nella movimentazione merci e passeggeri, 3.800 nella ricettività. Salgono a 5 in 2 mesi i casi di truffa dello specchietto. A Santo Stefano Magra tutti rintracciati dalla polizia locale. L'ultimo è accaduto nei giorni scorsi e ha avuto come protagonista un 87enne del luogo che alla guida della sua auto, mentre percorreva la statale della Cisa all'altezza della località Madonnetta, ha sentito un forte colpo. L'anziano ha rallentato, venendo immediatamente raggiunto da un uomo alla guida di una Golf che, dopo avergli segnalato di accostare, gli ha riferito di essere stato urtato nello specchietto sinistro mostrandogli il danno. L'anziano si è detto disponibile a risarcirlo accordandosi su una cifra di 100 euro, ma non appena questi ha provato a chiedergli un documento che attestasse la sua identità, l'uomo, visibilmente alterato, si è allontanato velocemente
facendo perdere le tracce. L'87enne si è quindi rivolto al comando della polizia locale di Santo Stefano, che in meno di 48 ore hanno rintracciato il responsabile. È un 37enne romano con numerosi precedenti di polizia, specializzato proprio nella truffa dello specchietto. La giornata mondiale della gioventù, indetta a partire dal 1985 dal Papa San Giovanni Paolo II, si svolge a un duplice livello, uno internazionale che si conclude con un raduno mondiale dei giovani presieduto dal Papa e uno a livello di ogni singola diocesi. La giornata, nella diocesi della Spezia Sarzana-Brugnato, è stata anticipata a venerdì prossimo alla Spezia. Vediamo insieme il servizio. Don Luca, venerdì prossimo 10 novembre, ore 21, un appuntamento importante della pastorale giovanile, sempre in grande attività. Che cosa succederà? Sì, con tanta emozione e tanta gioia vivremo la nostra giornata mondiale della gioventù, a livello diocesano appunto, e in questa occasione la bellissima e luminosa ammissione del nostro carissimo Giacomo Furletti, che appunto vivrà il suo primo sì ufficiale nel cammino di discernimento per diventare sacerdote. Quindi emozione, gioia, felicità davvero nel cuore. Ogni giovane è chiamato alla sua vocazione, che può essere per la famiglia, nel matrimonio, nel sacerdozio, negli ordini religiosi. Ecco, una chiamata alla quale bisogna prestare attenzione, perché il Signore, ognuno per la propria vocazione, chiama. Suor Lorenza. Sì, dare attenzione sta a noi educatori. Cercare di stare con i giovani e di tirare fuori quello che loro hanno. Questo penso che sia la cosa migliore, perché se noi riusciamo a stare con loro e a capirli, riusciamo a indirizzarli per la loro felicità. È bello stare insieme, una serata che ha molte emozioni e anche un momento di agave cristiana insieme, alle ore 19:30. Don Luca, fai un invito raccontando un po' la sintesi di questa giornata. Volentieri, volentieri. Allora, 19:30 c'è la mastica e poi alle 21 c'è la mistica, nel senso che passeremo appunto dall'oratorio di Cristo Re, dove ci auguriamo possa arrivare tutti i giovani. Abbiamo avuto una bellissima esperienza per la veglia missionale, dove c'è l'oratorio che era veramente pieno di ragazzi, così possa essere ancora di più per il nostro caro Giacomo. Quindi 19:30 in oratorio, da lì poi ci raggiungeranno anche i seminaristi di Genova, che verranno appunto per questo momento emozionante e bello insieme ai loro formatori. Ebbene, ci dirigeremo con le scale, dopo aver fatto questa perigena, su in cattedrale. Non entreremo subito in cattedrale, ma staremo, mi pare aver capito, spoiler un attimino, fuori dalla porta per vivere l'entrata in un modo speciale, in un modo bello, in un modo luminoso. Lascio questa così piccola curiosità, perché davvero vogliamo testimoniare anche quei gesti quanto sia luminoso, quanto sia bello e dà sapore e senso alla vita vivere quel nostro sì a Dio, in qualsiasi sia la strada, come dicevi bene Italo. Allora questo fa luce, perciò sperimenteremo questa luce entrando proprio in chiesa. Non dico di più. Sarà come sempre il nostro vescovo a guidarci in questi momenti che sono di preghiera, di riflessione, di gioia comune, in previsione dell'annuncio del Vangelo alla quale tutti i cristiani sono chiamati. Appuntamento a venerdì. E di questo e di altre notizie inerenti alla diocesi si parlerà questa sera nella consueta rubrica Essere Chiesa Oggi alle ore 21 su Tele Liguria Sud. Nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria delle reti stradali e delle infrastrutture stradali spezzine, portato avanti dall'ufficio tecnico della provincia della Spezia, dalle ore 8 di domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 18 del 22 dicembre, con orario 0:24, viene istituito lungo la strada provinciale 530 di Porto Venere, località Panigaglia, un tratto stradale regolamentato con circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico. Nuovo appuntamento con l'associazione I Sogni di Benedetta, giovedì prossimo alle ore 21 al Teatro Palmari alla Spezia, incontro dal titolo Tutto troppo presto, con Alberto Pellai, medico e psicoterapista dell'età evolutiva e docente dell'Università di Milano. Vediamo il servizio. Nel decimo anniversario della fondazione dell'associazione I Sogni di Benedetta, organizzate un incontro per giovedì 9 novembre alle ore 21 presso il Teatro Palmaria. Di che cosa parlerete? Noi faremo parlare il dottor Alberto Pellai su un tema che ci riguarda tutti, che è l'educazione
sessuale e affettiva dei nostri bambini e dei nostri ragazzi nel mondo del digitale, quindi legata anche a questa dinamica che ci coinvolge quotidianamente, che è l'uso dei social. Alberto Pellai è un dottore, un medico, uno psicoterapeuta, un professionista, un docente universitario. Lui ha già collaborato con i servizi del Comune di Spezia, lo conosciamo, era già venuto all'interno degli incontri della scuola genitori. Ha questo grande pregio di essere uno studioso, quindi è una persona che dà riferimenti ed elementi scientifici ed è una persona che lavora sul campo e ha questa capacità di aiutare noi genitori. Questo è un incontro proprio rivolto a genitori, insegnanti, educatori, perché la capacità di questo dottore è di essere accessibile, quindi riuscire a dare ad ognuno di noi degli strumenti informativi applicabili. Un momento di riflessione che parte da un libro, Tutto troppo presto, che è stato appunto scritto dall'autore. Allora, è un libro che ormai si avvicina ai 10 anni di pubblicazione e sembrava una goccia fuori dal mare, no? Questo tutto troppo presto, a indicare purtroppo una grande realtà. Il dottore stesso a raccontare di questi bambini di 10 anni che arrivano nel suo studio perché si sono trovati in dinamiche troppo grandi per loro, legati proprio al loro sviluppo sessuale non adeguato all'età, perché è stimolato dai messaggi che ricevevano via social. La risposta che come Sogni di Benedetta ci sentiamo di dare è: diffondiamo le informazioni corrette e soprattutto lo facciamo in termini associativi, cioè insieme agli altri. E questo è il messaggio che da 10 anni proviamo a dare in modo molto semplice. Chiediamo di prenotarvi attraverso il numero di cellulare che vedrete in sovraimpressione per permetterci di accogliervi. La sala ha 400 posti, quindi sentitevi tutti invitati. È in corso l'aggiornamento del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria per stabilire misure aggiuntive a quelle già pianificate, ma possiamo dire che sulle aree portuali di Genova e La Spezia è già in fase di sviluppo un progetto di monitoraggio a cui Regione Liguria partecipa con la possibilità di sviluppare un'analisi epidemiologica. Gli assessori alla salute e all'ambiente, Angelo Grattarola e Giacomo Giampedrone, puntualizzano quanto discusso questa mattina in Consiglio regionale sulle concertazioni di ossidi e biossido di azoto nelle aree limitrofe ai porti e in particolare a quello della Spezia. Passiamo alla pagina sportiva, sport, cominciamo col calcio, appuntamento infrasettimanale per lo Spezia che recupera la partita non disputata contro il Lecco. Calcio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio Rigamonti Ceppi. Ma vediamo il servizio di Gianluca Tinfena. Lo Spezia è alla vigilia della sfida con il Lecco, se non è ultima spiaggia poco ci manca. Dopo la delusione della sconfitta sonora 3-0 in casa della Cremonese, la delusione è tanta in casa Spezia, soprattutto tra i tifosi che si aspetterebbero una svolta, o meglio una scossa. Le sfide di domani con il Lecco e di domenica con la Ternana saranno un importante spartiacque anche per il futuro di mister Alvini, che è stato sostanzialmente confermato da parte della società, ma la fiducia non può essere illimitata. Dopo la sconfitta con la Cremonese gli strascichi ci sono e come, soprattutto anche nelle assenze. Nicolau squalificato per la sfida di domani, probabilmente chance dal primo minuto a Serpe, e dovrebbe tornare titolare Cuda dal primo minuto nel ruolo di trequartista. Domani la sfida contro il Lecco, squadra invece in salute dopo un avvio difficile in serie utile e soprattutto capace di sconfiggere qualche giorno fa il Palermo in trasferta. Alle ore 21:05 saremo in onda domani per Dopo le Aquile con tutti gli aggiornamenti del post partita. Sappiamo che non sta vivendo un gran periodo lo Spezia, sicuramente è partita all'inizio con altri obiettivi, ci ritroviamo lì a pari punti e sicuramente non problemi.
di campo, di società, come si legge. Per quanto riguarda la partita di domani, non penso che lo Spezia venga a chiudersi e aspettare a ripartire. È una squadra abituata a giocare quasi a uomo, venire molto in avanti, quindi non penso che cambi atteggiamento. Poi ci sta che lo cambi anche per i risultati che ha avuto domenica e prima di Cremona, quindi dovremmo essere bravi noi a fare del nostro in modo positivo. Passiamo all'hockey su pista. Viaggia in Veneto il Gamma Innovation Sarzana, appena rientrato dalla Spagna. Il servizio è di Andrea Catalani. Troppo forti gli spagnoli, che si tratti dei padroni di casa del Calafell oppure del Reus, per un Gamma Innovation Hockey Sarzana che comunque torna dalla Spagna, dove appunto si è consumato il secondo stadio dei preliminari di Champions League, conscio di aver dato tutto quanto nelle proprie potenzialità. Le immagini però sono di recente repertorio e non si poteva fare di più che arrivare appunto a questa seconda fase delle qualificazioni alla vera e propria Champions. L'esperienza comunque è stata interessantissima e poi non c'è tempo per rammaricarsi, perché domani sera in campionato, in Serie 1 nazionale, c'è una importantissima trasferta in quel di Bassano del Grappa. Sicuramente c'è un po' di amarezza e delusione, perché comunque noi eravamo partiti con un obiettivo ben preciso in testa, che era quello di cercare perlomeno di passare il turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché comunque più vai avanti, più incontri squadre importanti, squadre di un livello molto alto, e comunque tutto sommato portiamo a casa una bella esperienza. Perché in certi frangenti ce la siamo giocata abbastanza con squadre, ripeto, di un livello importante, e ripartiamo, come hai detto te, con il campionato, che anche non c'è molto tempo per riposare, perché già da mercoledì avremo una trasferta fondamentale, che è quella di Bassano, e subito dopo questa di Bassano avremo un'altra partita in casa contro il Giovinazzo, e sicuramente dobbiamo subito riordinare un po' le idee e ributtarci al 100% sul campionato, ecco. Si è concluso domenica pomeriggio con una splendida cerimonia di premiazione al Teatro Fabbrica delle Candele di Forlì la sesta edizione del Festival Teatrale a concorso nazionale Materia di Prodigi, città di Forlì. Nel corso della serata sono stati proclamati i vincitori. La Compagnia degli Evasi si è aggiudicata il premio speciale della giuria tecnica. Abbandonati, luoghi e paesi fantasma della Liguria è il titolo del nuovo volume che le edizioni Giacché propongono al pubblico, nato dall'incontro con il team di Ascosi Lasciti, tra le più significative realtà italiane di Urbex, da Urban Explorer. Appassionati cercatori di luoghi e realtà abbandonate sul territorio nazionale e oltre. Presenteranno il libro sabato 11 novembre alle ore 17 presso Sunspace, l'ex Cinema Diana in via Sapri 68 alla Spezia. E sono oltre 5.000 i visitatori in meno di 5 mesi per la mostra di Peter Bruegel Il Giovane, la crocifissione di Castelnuovo Magra, restauro e confronti al Museo Civico Amedeo Lia. La mostra, con prestiti importanti ed esteri, è stata accompagnata da un ricco calendario di eventi, visite guidate di storia dell'arte fiamminga, visite interdisciplinari fra la storia e la filosofia del Seicento, rimandi alla collezione civica dell'IA, aperitivi in lingua inglese, laboratori per bambini e incontri specifici sulla storia del dipinto proveniente da Castelnuovo Magra, della sua travagliata storia e del suo restauro. Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche. Il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall'amministrazione comunale della Spezia a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano, che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino ad un evento speciale dedicato al Natale. Giovedì prossimo, 9 novembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Speciale d'Arte di Archeologia organizza un laboratorio gratuito dal titolo Se fossi Munch,
rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, che ha una durata di circa un'ora e mezza. La prenotazione del laboratorio è obbligatoria. Le informazioni alla Biblioteca Speciale d'Arte e Archeologia, all'indirizzo email biblioteca.arte@comune.sp.it. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro TLS giornale. Vi lascio come sempre all'IMET, il Centro Meteo per la Liguria, per le previsioni meteo della giornata di domani. Grazie della vostra attenzione, a voi tutti un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Stiamo assistendo ad una temporanea rimonta dell'alta pressione, ma ci aspettiamo il transito di una nuova perturbazione in Liguria nella giornata di giovedì. Ma vediamo i dettagli. Per quanto riguarda domani, mercoledì 8 novembre, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, eccetto locali addensamenti nuvolosi al mattino su Savonese e Spezzino. Al pomeriggio previsto ancora cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Il vento rimane forte al largo da sud-ovest, mentre sarà moderato teso da sud-est sulla costa centro-orientale, vento invece più debole altrove. Il mare sarà quindi agitato al largo, molto mosso a levante e mosso sui rimanenti settori. Il moto ondoso sarà comunque in graduale attenuazione. Le temperature invece saranno stazionarie, i valori minimi costieri oscilleranno tra 8 e 14 gradi, mentre quelli massimi tra 16 e 20 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.